Ma Marianna, noi fondamentalmente abbiamo tre ordini di problemi. Il primo è che il Servizio Sanitario Nazionale, è un paziente in gravi condizioni perché viene da anni di tagli e definanziamenti che, è giusto dire, sono stati effettuati da tutti i governi. Nessun governo negli ultimi 15 anni ha rilanciato il Servizio Sanitario Nazionale e tra l'altro lo stress test della pandemia ne ha peggiorato, in particolare per quello che riguarda il personale che sta scappando dalle strutture pubbliche e le condizioni. Il secondo tema è che noi abbiamo una vera e propria frattura nord-sud rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e all'interno di questa frattura il caso Calabria che voi avete descritto rappresenta un caso nel caso, perché sulle tre aree su cui il Ministero dà le pagelle alle regioni la Calabria è insufficiente in tutte e tre le aree, quella della prevenzione, quella dell'assistenza distrettuale e quella dell'assistenza ospedaliera. Il terzo motivo è che le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi con il Governo, e questo è accaduto, ricordo a chi ci ascolta, con il governo Gentiloni nel 2018, si tratta di tipologie di autonomie che inevitabilmente non potranno che far correre molto più veloce chi è già avanti, in particolare la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, lasciando pochissime possibilità di recupero alle persone che stanno indietro. È un po' come un circuito di Formula 1 dove ci sono macchine che hanno già doppiato 3-4 volte quelle che stanno in coda e che hanno possibilità di fermarsi ai box a fare benzina più volte, mentre le altre, che sono anche meno performanti, non riescono praticamente nemmeno a rifornirsi di carburante. Allora, noi che abbiamo fatto tutte le analisi sulla sanità, e ci piacerebbe che qualcuno facesse e valutasse l'impatto delle maggiori autonomie anche in altri ambiti, cosa che al momento non mi risulta, abbiamo concluso anche in audizione in Commissione Affari Costituzionali che, di espungere la materia della sanità dalle materie su cui le regioni possono richiedere maggiori autonomie, perché questo darebbe il vero colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto che noi ci siamo anche indebitati con l'Europa, con il PNRR, con il macro obiettivo di ridurre le diseguaglianze territoriali. Quindi sembra un po' una proposta di legge che va contro un indebitamento che noi consegniamo alle future generazioni. Allora, abbiamo pochissimi minuti ancora, quindi vi chiedo di essere sintetici, ma volevo completare il giro. Parto da Nino Cartabellotta per chiedere molto brevemente quanti soldi servono, così poi capiamo se in finanziaria ci saranno o ci sarà modo di metterceli, per rimettere, per invertire la rotta del sistema sanitario nazionale. Quanto serve? Ma guarda Marianna, io credo che la politica nel senso più ampio del termine, non solo il governo in carica, debba fare una riflessione su quale sanità vogliamo consegnare alle future generazioni, perché oggi non è il problema, come viene da più parti, quale percentuale del PIL, quanti miliardi di euro l'anno di investimenti pubblici. Il problema è che in che direzione vogliamo andare, perché questo indebolimento progressivo ha favorito un ingresso del privato, non solo erogatore ma anche finanziatore, in maniera strisciante, senza che in qualche maniera questo stia migliorando i servizi, anzi sta aumentando le diseguaglianze. È evidente che se noi partiamo da un dato oggettivo, noi nel 2021 siamo sotto la media, sotto la media OCSE di 12 miliardi e mezzo, quindi è una cifra importante e questo richiede un rilancio progressivo del finanziamento pubblico, quindi non è una tantum che noi diciamo l'anno prossimo servono 5 miliardi, 3 miliardi per pagare di più il personale piuttosto che per favorire tutta una serie di interventi, cioè il rilancio del finanziamento pubblico significa il prossimo anno 3, poi 6, poi 9, cioè quei soldi che sono stati tolti nel corso dei 15 anni passati devono essere restituiti al Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti la politica deve avere il coraggio di dire guardate non ce lo possiamo più permettere. È il nostro livello di dibattito essenziale, grazie, tanto tu sei sempre qui con noi a fare i numeri.